FabiTG speciale coronavirus 13 marzo 2020. Un testo di 122 pagine articolato in una lunga serie di proposte nei diversi settori. La nuova bozza del decreto per far fronte all'emergenza coronavirus contiene norme che vanno dalla sanità allo sport, dalla famiglia alla giustizia, dal lavoro con gli ammortizzatori sociali alla pubblica amministrazione. Saranno chiuse le scuole e gli asili infantili, dichiarato lo stato di emergenza in seguito all'intenso aumento dei casi di coronavirus. Un primo bilancio non si potrà fare prima di un paio di settimane, il periodo dell'incubazione del virus, lo spiega il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro in un'intervista al Corriere della Sera. E quindi, il 3 aprile l'epidemia non si sarà fermata, ma speriamo di conoscere per quella data le curve della diffusione in base alle quali poter ritenere di averla messa sotto controllo. L'auspicio è di non doversi trovare nelle condizioni di non garantire a tutti le cure. Il presidente di Avis Lombardia, Oscar Bianchi, si appella ai donatori di sangue per spiegare che non vi è alcun rischio durante la trasfusione, in quanto il personale medico dei centri raccolte è tutelato e i centri sono attrezzati per garantire le misure di sicurezza a tutela della salute.